È il futuro, mi dispiace, non si vince niente, ma è il futuro. Il futuro ha il suono di un piano digitale. Il piano digitale è in fondo una tastiera, no? È qualcosa di estremamente evoluto che riesce ad accorpare, a mettere insieme dei suoni tradizionali, dei suoni di strumenti acustici, insieme a dei suoni ogni volta inventati, dei suoni sintetizzati, dei campionamenti. Io quando li vedo tutti schierati dico, vedi il mio vecchio pianoforte a coda, quello c'era sempre solo quel suono. Però credo che, malgrado tutto, insomma, malgrado la tecnologia, appunto il progresso ci abbia dato questa disponibilità, penso sempre che un musicista e un cantante, prima di tutto, debbano portare il loro cuore e le loro 10 dita. Yeah.
cominciato questo giro di concerti, mi è capitata un vizio strano, insomma, una mania. Io continuo a fare questo giro del palcoscenico, no? Forse perché parto dal passato, attraverso il presente, il futuro, però faccio sempre così. Ora, nella prima fase io ho detto, ma magari sarà una conseguenza del Covid. E invece poi il Covid l'ho preso, poi sono tornato negativo come se non fossi stato già tante altre volte nella mia vita, ma ho continuato a farlo e adesso ho ripreso dal teatro di San Carlo e continuo a fare questa cosa. Ora vorrei avvertirvi, prima che pensiate male, che io spero, ma credo, insomma, sono sicuro che non è l'inizio di demenza senile e neanche credo di bambinetto precoce, no, io faccio questa cosa con intenzione, perché vorrei tentare di imbrigliare o imbrogliare il tempo, cercando di ingannarlo, no? Vedete che infatti io giro in senso antiorario, il tempo va così e io vado così, perché spero così, no? Di pareggiare i due percorsi e vorrei tornare un po'. Io ho una visione quando ero proprio bambino piccolo piccolo, che voi credo non abbiate, perché no, è incredibile, ma io già l'altra volta l'avevo notato, ma questa volta ancora di più, che siete tutti di una gioventù stravagante. Adesso siete quasi tutti un po' svelati, insomma, non avete... Mamma, davvero, io non so. A parte qualcuno che rovina la media, ma insomma... Però non andrò a indicarlo, no? E allora, forse non potete ricordare, ma l'avrete sentito da qualcuno, che si mettevano, c'erano dei calendari che si mettevano a parete, avevano dei blocchetti con dei fogli proprio tutti incollati uno sull'altro, c'erano stampigliate delle cifre, dei numeri, era il giorno del mese, se ne staccava uno e poi via tutti gli altri, lo si cambiava il blocchetto. Questo, ecco, io vorrei tentare, attraverso questo giro nel tempo, di rincollare, di riappiccicare quei foglietti, no? E allora ricomincio dal mio passato, il mio passato estremo, e io l'ho configurato in un giorno, credo di agosto del 1950, quando mio padre e mia madre, in vacanza su un'isola del Mediterraneo, fecero l'inguacchio, il guaio, perché nascessi io, perché venisse fuori, insomma, sto capolavoro, ecco, che mi sta di fronte. Da quando faccio sto giro do dei segnali di modestia e imbarazzante. Allora, io non so com'era quel giorno, cerco di immaginarlo, no? Cerco di pensare a che colore poteva avere il cielo, che profumi giravano in questa scena perché potessi arrivare io dal mare.